la mia supposizione. Allora, appena al voto, quindi avete 3 minuti, esageriamo, per spiegare perché dovrebbero votare voi, sempre nell'ordine Sciandra, Gambino, Tortola. La risposta alla seconda l'hai già data, quindi okay, non la ripropongo. Io vi chiedo di non accontentarvi. Il paese che viviamo ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti, la manutenzione del verde, la raccolta rifiuti, la sistemazione della cascina Torazza, il Chico Mendez, la mancanza totale di un piano commerciale e lo specchio delle ultime amministrazioni. Quindi io vi chiedo di avere il coraggio e la volontà di dare una ventata d'aria fresca a questo paese. Credo che sia arrivato il momento di cambiare e di dare la possibilità a un gruppo giovane, volenteroso, capace e competente di dare la possibilità di cambiare in meglio il paese. Grazie. Io invece vi dico che siamo sempre noi, non solo siamo sempre noi, ma saremo sempre noi, saremo l'amministrazione che avete imparato a conoscere in questi 5 anni, l'amministrazione in mezzo alla gente, con il sindaco che cammina nelle strade, il sindaco che è disponibile a parlare con le persone, a incontrarle, a risolvere i problemi, a dire di no quando i problemi non si possono risolvere, perché non sempre quando si fa il sindaco si possono risolvere tutti i problemi. Il sindaco con cui andare in giro per la città a far vedere le magagne, ma anche quello con cui andare a spasso per la città a testa alta, orgogliosi insieme a lui per le cose che funzionano, per le cose che si sono realizzate. Io vi chiedo di confermare la scelta semplice che avete fatto 5 anni fa, perché Borgaro continua ad avere un sindaco appassionato, trasparente, onesto, come oneste sono le mie due rivali nella competizione elettorale, ma anche un sindaco che ha dimostrato di essere un sindaco che si impegna, che ama questa città e che vuole continuare a prendersi cura di questa città. È chiaro che semplicità, impegno, trasparenza, passione non possono essere le uniche caratteristiche che deve avere il sindaco. Io metto a disposizione della città, e lo dico dall'alto dell'esperienza di questi 5 anni, la competenza che ho maturato in questi anni di amministrazione e che crediamo, non solo io, ma io e la mia squadra, di aver dimostrato nella gestione di una città bella e importante come Borgaro. Per quello chiediamo di confermare appunto la scelta semplice fatta 5 anni fa, noi siamo quelli che eravamo, continueremo a essere le persone semplici e disponibili, noi siamo e faremo perché abbiamo già fatto. Grazie. Allora, permettetemi di dire solo 2 cose. Vabbè, sul fatto se prevede un'alternanza rispetto all'attuale governo, avete pazienza, anzi auspico un perpetrarsi di un governo a 5 Stelle. Detto questo, vorrei solo dirvi 2 cose. La prima è questa: chi mi conosce sa che sono una persona che quando si impegna e si appassiona lo fa fino in fondo. Io non so, un lavoro 7 ore, 8 ore, ma anche 10, 12 e mi porto spesso il lavoro a casa. Quando le mie figlie erano piccole frequentavano le scuole di Borgo, nonostante appunto gli impegni come madre, come moglie, come donna che ha una professione abbastanza intensa, ho sempre cercato di dare un piccolo contributo. Ho iniziato come delegata e sono diventata presidente del consiglio d'istituto della loro scuola elementare ed è un impegno che ho assunto e onorato fino in fondo. La seconda cosa che volevo dire era questa. Io nel 2014 mi trovo proprio su questo palco e nonostante che non stessi per niente bene, chi c'era se lo ricorda, ho cercato di dare il meglio rispetto al dibattito e al confronto con il pubblico. Era un periodo difficile, io dopo 2 giorni sono stata portata dal 118 in ospedale, ho fatto 1 mese di ricovero in ospedale e 1 mese di convalescenza, quindi non parlo di danni raffreddori. E subito dopo ho intrapreso la carica di consigliere di opposizione con estremo impegno, con passione e con tanta umiltà, perché tante cose non le conoscevo. E in questi 5 anni ho imparato veramente molto. E oggi io mi ripresento a voi e mi onoro di potervi dire che vorrei essere il vostro sindaco.
Io sono una donna normale, sono una donna che lavora, sono una moglie, anzi colgo l'occasione per ringraziare mio marito che è qui in sala per la pazienza con cui mi ha sostenuto e per il supporto. Quest'anno facciamo 40 anni di matrimonio, ringrazio le mie tre figlie che mi hanno anche loro sostenuto e sopportato. Ringrazio la mia nipotina che adoro, la nipotina di 5 anni, e in questo momento sento di poter rispondere ai bisogni di questo comune e lo farò con impegno, con passione e con tanta umiltà. Datemi la fiducia e per me sarà un onore essere il vostro sindaco.